A Termoli oggi vertici nazionali della FIM CISL, un momento molto particolare, quello in cui emergono le incognite sul futuro occupazionale e produttivo del gruppo Stellantis per quanto riguarda gli stabilimenti italiani, ovviamente anche Termoli e la Sevel. C'è un rischio concreto di delocalizzazioni? No, noi oggi siamo qui sicuramente per poche settimane dopo l'annuncio positivo da parte del gruppo di voler collocare su Termoli la Gigafactory, proprio perché la FIM CISL è il sindacato che vuole esserci per contare. Noi non possiamo aspettare solamente gli annunci, vogliamo con la nostra gente oggi cominciare a costruire questo futuro, un futuro di partecipazione. Certamente il mondo dell'automotive è dentro una grande centrifuga, di grandissimo cambiamento, di grandissima transizione ecologica che va gestita. Purtroppo è una transizione ecologica che avviene in un settore che sta sotto del 25% in termini di volumi, di vendite e di produzioni rispetto alla pre-pandemia, quindi è tutto complicato ed è per questo che noi non ci accontentiamo solamente degli annunci, pur importanti per Termoli, per il Molise, della Gigafactory, ma chiediamo al governo che ha già istituito un tavolo sull'automotive di fare un grande salto di qualità. La linea della FIM CISL è di proporre un grande patto tra produttori sul mondo dell'automotive. La transizione ecologica va gestita e deve essere socialmente sostenibile. Appunto a Termoli, bene la Gigafactory, ma guai a far crollare le produzioni attuali dei motori endotermici, perché dobbiamo gestire una transizione in cui i lavoratori dovranno cambiare competenze, ci deve essere preparazione, ci deve essere investimenti anche sulle persone e non solo sui macchinari. Quindi è una fase complessa che va appunto gestita con una grande discussione sociale, però noi siamo costruttivi, pensiamo che ci sia lo spazio per guadagnare un futuro occupazionale, serio e di prospettiva. Ha anticipato anche quella che sarebbe stata una seconda domanda, nel senso la prospettiva Gigafactory chiaramente è molto importante perché è una scelta nazionale allocata su Termoli, ma è di medio periodo perché comunque passeranno alcuni anni finché possa essere realizzata. Da qui a un 2025-2026 che cosa può Noi succedere? dobbiamo fare due cose contemporaneamente e dobbiamo farle entrambe bene con l'azienda e con il gruppo. Da un lato preparare questo 2025 che non deve essere una chimera e va costruito con un piano industriale e di investimenti che va appunto quantificato dal punto di vista della programmazione. Quello che ci interessa molto è capire la consistenza produttiva, la consistenza occupazionale, la grande transizione che le persone dovranno gestire. E dall'altro, contemporaneamente, continuare a sostenere con gli investimenti adeguati le produzioni di motori. I motori non sono finiti, questo programma europeo che dice che dal 2035 non si produrranno più motori endotermici, non si venderanno più macchine con motori in Europa va comunque gestito, non va preso solamente come un dato assodato. Il gruppo deve investire sui motori adatti alle auto ibride, ha grande potenzialità ancora su Termoli, quindi vogliamo discutere entrambe le cose. Metalmeccanico però non vuol dire soltanto Stellantis, cosa eredita dalla pandemia il nostro sistema paese? Beh, diciamo che il metalmeccanico è un settore che eredita una situazione comunque dinamica, che non vuol dire che va tutto bene, abbiamo molti tavoli di crisi storici purtroppo, precedenti anche alla pandemia. Il settore della siderurgia, per esempio, è molto complicato in questo momento nel paese. Però diciamo anche che il settore metalmeccanico ha dato dati di rilancio assolutamente positivi. In questo momento nella maggior parte del paese abbiamo investimenti e i livelli produttivi sono tornati per pandemia. C'è un tema su, c'è un tema nel quale noi non possiamo però assistere al fatto che il rilancio dell'industria metalmeccanica aumenta le differenze territoriali. Collocare nel sud nuovi investimenti, allargare investimenti attuali è uno sforzo politico che chiediamo anche al governo a partire dalle risorse del piano nazionale di rilancio gestito con le risorse europee. Una scommessa generazionale che secondo la FIM CISL come si sta giocando il governo Draghi? Beh, dal punto di vista generazionale, il piano europeo mette molte, diciamo, linee su cui la FIM CISL è già pronta, gli ITS, il tema della formazione scuola-lavoro, il tema dell'apprendistato, anche in Molise bisognava pensare accanto alla Gigafactory come costruire un sistema scolastico sempre più collegato tra scuola e lavoro. Questo è il tema, la principale medicina che combatte la disoccupazione giovanile è appunto la creazione di competenze adeguate per quella che è l'industria del futuro e noi crediamo che in tutte le comunità territoriali ci sia spazio per questo percorso. Mobilità sostenibile, ma anche bisogno di infrastrutture che rendano efficace e competitivo il sistema industriale.
Beh, assolutamente, nel senso che noi ci aspettiamo che il piano europeo che il governo dovrà varare lavori appunto su questo, modernizzare il paese, rendere il paese attrattivo per investimenti. Non siamo un sindacato che pensa che solamente con gli investimenti pubblici, con lo Stato che entra nel capitale delle imprese, si può garantire un futuro. Pensiamo che bisogna attrarre anche nuovi investimenti esteri, anche nel sud del paese, per fare in modo però che ci sia un paese competitivo attrattivo. Zero burocrazia, infrastrutture tecnologiche, materiali e immateriali e grande capacità di far vedere che siamo il paese che sa fare industria. Chiudiamo questa intervista con un accenno alla vicenda del Green Pass che l'ha vista anche su tutti i media nazionali. C'è rischio di caos nelle aziende? Ma c'è stato un momento sicuramente caotico perché il governo, invece che convocare le parti sociali, come era giusto che fosse, chiede un salto di qualità nella campagna vaccinale, come noi come sindacato sosteniamo, ha emesso una disposizione che dalla sera alla mattina ha cambiato la vita a migliaia di imprese, selezionando i lavoratori che potevano o non potevano entrare in mezzo. Noi abbiamo mantenuto i piedi per terra, abbiamo protestato non perché siamo contrari al Green Pass, non perché siamo non strizziamo nessun occhio a nessun Novax, chiediamo solamente che i lavoratori e i luoghi di lavoro che già hanno visto questo anno e mezzo molto importante lo sforzo del sindacato nel garantire sicurezza col distanziamento, continuino a essere una sede di confronto. C'è un incontro settimana prossima con Confindustria da parte di CGIL, CISL e UIL, è il modo giusto per tornare a discutere concretamente di quello che possiamo fare. Noi vogliamo assolutamente che la vaccinazione e siano appunto incentivate, vogliamo che l'epidemia venga messa alle spalle, ma appunto con poche polemiche e con più capacità di creare dei risultati. Grazie. Un gradito ritorno a Termoli, Ferdinando Uliano con la Stellantis non sta andando benissimo. Sì, noi abbiamo aperto una serie di vertenze, abbiamo raggiunto importanti risultati, due fra tutti sono sicuramente le assegnazioni dei veicoli futuri per quanto riguarda Melfi, quindi della piattaforma media futura del gruppo Stellantis che svilupperà quattro nuovi prodotti multimarca e la Gigafactory a Termoli. Questi sono due risultati importanti, però le preoccupazioni non mancano, c'è una ripartenza veramente complicata e difficile, tutti gli stabilimenti anziché ripartire dal punto di vista produttivo si sono fermati, un problema ai semiconduttori. Ma si aggiunge, che va ad aggiungersi al problema del mercato, che già segnalava oltre il 25% di calo per quanto riguarda l'Europa, questo influiva negativamente sui stabilimenti italiani. I semiconduttori stanno bloccando le produzioni. La notizia di ieri riguarda anche Melfi, dopo aver fermato Sevel, l'altra, diciamo, bocca di fuoco degli stabilimenti italiani che è rappresentata da Melfi, verrà fermata per tutto il mese di settembre, si lavorerà forse 5-6 giornate, non ci saranno i 18 turni, 19 turni che erano sviluppati, ma si viaggerà su 15 e poi abbiamo l'avvertenza Sevel che ci preoccupa enormemente perché abbiamo aperto una situazione di conflitto con l'azienda generata dal fatto che l'azienda è indisponibile alla conferma della trasformazione dei lavoratori in somministrazione. Noi abbiamo chiesto che i livelli occupazionali devono quantomeno tornare ai livelli in cui c'erano oltre 6.000 interni di Sevel. L'azienda si è resa indisponibile e questo ci preoccupa non solo per il futuro dei 700 lavoratori che sono stati assunti in somministrazione, ma perché questo potrebbe anche pregiudicare, diciamo, la capacità produttiva dello stabilimento in futuro. Sappiamo che c'è alle porte la costruzione di un nuovo stabilimento sui veicoli commerciali in Polonia e questo rischia di impattare negativamente, non oggi ma in prospettiva nel 2023, anche su Sevel, e se il gruppo Stellantis non ci dà una risposta su questi 700 lavoratori è chiaro che il rischio è che pregiudichi anche il futuro dello stabilimento di Atessa. Per quello che abbiamo aperto come FinCISL in particolare insieme anche alle altre organizzazioni questa nuova stagione di conflitto perché è il primo sciopero
contro Stellantis fatto dal sindacato. Noi auspichiamo che l'azienda faccia un passo indietro e ci chiami per aprire un confronto costruttivo, però non vediamo al momento risposte positive, quindi andremo allo sciopero penso per settimana prossima. Nelle dinamiche occupazionali del gruppo Stellantis potrebbe esserci un orientamento che vede diminuire il livello degli strutturati. Sì, il tema che noi vediamo è che c'è un'impostazione un po' più filo francese. Stellantis, o meglio la vecchia FCA, era caratterizzata, al di là delle polemiche che ogni tanto come sindacato facevamo, ma con una forte presenza di lavoratori a tempo indeterminato dentro gli stabilimenti. Si faceva la trasformazione dei lavoratori che venivano inseriti in somministrazione dopo 1-2 anni, però si arrivava alla stabilizzazione degli occupati in funzione dei volumi. I francesi sono molto più posizionati a livelli più bassi, con un'alta presenza di lavoratori somministrati, quindi hanno più precari nelle aziende. Noi quel modello non lo condividiamo, pensiamo che soprattutto uno stabilimento come Sever, dove abbiamo parlato di portare lo stabilimento in 18 turni e con produzione che andranno oltre le 300.000 vetture e veicoli, per la prima volta nella storia di Sever, noi abbiamo il livello più basso di assunti in Sever. E questo non ci va bene. Le fermate produttive a causa delle carenze di fornitura di Sevel e ora anche di Melfi avranno un impatto anche su Termoli? In prospettiva è chiaro che quando hai un fermo produttivo sulle fabbriche di assemblaggio, quindi le fabbriche di assemblaggio, quindi i veicoli, producono meno veicoli, è inevitabile che anche le aziende che forniscono, quindi dalla motoristica ai ricambi, abbiano un impatto, quindi il rischio di un impatto negativo per quanto riguarda tutta la filiera è molto, molto probabile da questo punto di vista. Un altro problema potrebbe esserci in autunno per quanto riguarda i pendolari. Nei mesi scorsi tante sono state le polemiche, prese di posizione soprattutto localmente. C'è in itinere una nuova regolamentazione sul Green Pass, voi come la vedete? Noi pensiamo che sia importante che si vada nello stesso indirizzo delle scelte che abbiamo fatto all'interno dei comitati di fabbrica. Noi abbiamo messo in sicurezza le fabbriche, i trasporti, con tutte le difficoltà che sono emerse, anche per quanto riguarda i lavoratori di Stellantis, attraverso un'azione concreta dei comitati di fabbrica, anche in un'epoca in cui vaccini non c'erano. Quindi il distanziamento, la sanificazione, le mascherine, non è che attraverso il Green Pass poi tutto questo viene eliminato. Cioè, noi sappiamo benissimo che il rischio di contagio c'è anche tra chi è vaccinato e quindi anche i possessori di Green Pass. Noi dobbiamo evitare che attraverso il Green Pass vengano tolte tutte le operazioni di prevenzione che abbiamo messo in campo, che hanno funzionato. Questa è la risposta migliore, quindi non attraverso dei patentini che poi rischiano di dare campo libero alle aziende a non rispettare nessun vincolo che abbiamo posto come azione preventiva per evitare la diffusione del Covid. Grazie.